Ragazze, bentornate sul canale. Oggi un video che non vedete spesso sul mio canale, ma anch'io ogni tanto becco dei flop. Da mesi e mesi e mesi ho cercato di riempire questa scatola prima appunto di farvi un video, e quindi oggi parliamo di prodotti flop e bocciati. Faccio questa premessa dicendovi che tutti i prodotti che boccerò in questo video sono tutti stati nel tempo acquistati da me, e mi dispiace veramente bocciare un prodotto e non riuscire ad utilizzarlo, perché odio gli sprechi, odio buttare le cose che proprio non mi piacciono. Però ci sta anche questo, per fortuna poche volte, ma ci sta. Iniziamo con il più recente, il flop più recente, che è di Darling Sun, il loro doposole. Questo in realtà è un... non è un bocciato, ma è un flop per un certo punto di vista. Allora, ve ne avevo parlato nel video sui solari. Voi sapete che io ho amato tantissimo la protezione viso-corpo 3050, che è stata proprio uno dei solari più buoni che abbia mai provato. Non posso dire altrettanto del loro doposole. Partiamo da quello che si vede, il pack. Il pack si è rovinato la prima volta che l'ho usato. Se non la prima, la seconda. E si è rovinato in un modo fastidiosissimo, nel senso che si staccano, infatti sto anche attenta a toccarlo, si staccano proprio delle microparticelle, ne ho una qua, queste microparticelle di plastica che si attaccano alle vostre mani, si attaccano al corpo quando applicate la crema, e quindi poi fate una fatica a rimuoverli, infatti ce l'ho ancora qui. Quindi pack bocciatissimo, per il costo che ha, perché faccio sempre il rapporto quanto costa, cioè trovarmi un pack così, sinceramente no. Perché boccio anche il contenuto? Perché io non l'ho trovato assolutamente all'altezza della crema con protezione. Cioè gli ingredienti all'interno sono più o meno gli stessi, quello che promette più o meno lo stesso, l'ho trovato nella crema con protezione, non l'ho trovato nel doposole. Non l'ho trovato sufficientemente idratante, non si spalmava neanche così piacevolmente, perché non l'ho trovato, cioè lì per lì idratava, leniva e tutto bene. Solo che quando poi ho provato un altro doposole, mi sono accorta che questo in realtà non funzionava benissimo, perché se deve mantenermi la pelle elastica, c'è la vitamina E, quindi mi deve dare una super idratazione alla pelle, non posso avere la gamba secca la mattina dopo, applicando questo la sera dopo la doccia, quindi per me è un bocciato. Per quanto costa, non vale il costo. Rimaniamo in tema di skincare. Partiamo da questo. Qui boccio il brand e boccio il prodotto. Allora, negli anni mi avete sempre fatto questa domanda ricorrente quando eravamo in discorso skincare: perché non provi qualcosa di The Ordinary? Hai provato The Ordinary? Ti piace? Io avevo provato altre cose prima di parlarvi di questo. Avevo provato un siero al niacinamide zinco che non mi era piaciuto per niente, ma forse non andava bene neanche per il mio tipo di pelle. Ok. Poi ho provato il contorno occhi alla caffeina e anche lì no. Finché ho pensato, adesso do l'ultima chance al brand provando il siero l'acido ialuronico 2% BV5. Allora, perché ho dato l'ultima chance con questo prodotto? Perché io sono addicted dei sieri all'acido ialuronico. Più o meno hanno sempre acido ialuronico i sieri che scelgo, e quindi ne ho provati tanti nel corso degli anni, ho un metro di paragone abbastanza ampio. Allora, io come vedete l'ho utilizzato, perché comunque prima di bocciarlo e di arrendermi ci metto sempre un po'. Questo ha una consistenza colla, molto sticky, molto appiccicosa, e non mi piace assolutamente sentirlo sulla pelle, non mi piace la sensazione della pelle appiccicosa anche dopo, e onestamente io quasi a metà boccetta da 30 ml non ho visto nulla, e non ho visto nulla, e mi ha fatto strano questa cosa, perché comunque l'acido ialuronico è uno degli ingredienti che dà un impatto visivo immediato. Cioè un buon siero all'acido ialuronico
dà i suoi effetti quasi nelle prime applicazioni, questo no, in più era appunto fastidioso. Quindi io e The Ordinary non andiamo d'accordo, mi metterò l'anima in pace, pazienza. Altro prodotto di skincare slash makeup che ho provato è un prodotto di NIOD, che nella confezione ricorda un po' quello di The Ordinary. Io non vorrei che fossero più o meno della famiglia, della stessa famiglia, però non so, direi una bugia. Questo si chiama Photography Fluid Opacity al 12% ed è praticamente un fluido che dovrebbe fare da filtro per quanto riguarda le foto e i video. Adesso io ne metto un pochino sulla mano, vi faccio vedere che ha subito questo effetto glow sulla pelle. Si usa come primer prima del fondotinta. Ok, perfetto. Ne avevo sentito parlare benissimo, recensioni super positive, e ho pensato: questo è il prodotto che fa per me, soprattutto quando devo registrare un video, ma anche da tutti i giorni, chi se ne importa, no? Facciamo questo effetto super glow e filtro fotografico. E addirittura leggevo che ha proprio usano una Next Generation Nano Prismatic Particles per riflettere la luce e bilanciare appunto i colori, il tono della pelle. Io vi dico che è già secco il dorso della mia mano, mi seccava tantissimo la pelle e non mi faceva rendere benissimo il fondotinta, neanche bene, non benissimo, bene il fondotinta, e non ho notato nessuna differenza fra metterlo e non metterlo. Io trovo che ci siano dei primer illuminanti che fanno un effetto 100.000 volte migliore di questo, perché questo veramente, ragazzi, prenderlo, usarlo o lasciarlo lì sulla mensolina è la stessa cosa, bocciato, non ho visto niente, niente, se non appunto un po' di secchezza sul viso. Bene. No, rimaniamo un attimo in tema di skincare con una linea che avevo provato questo inverno. Era uscita la linea di Clarins per pelli giovani con dei prodotti un po' molto simpatici. La linea si chiama My Clarins. Io avevo scelto due referenze da provare. Tra l'altro, mi sembra che questo, io l'avevo comprata da Sephora, ma credo che Sephora sia l'unico distributore in Italia dove acquistarla. Partiamo dalla skincare. Hanno due creme viso in gamma, una crema idratante che è una sorta di gel crema e la crema comfort. Io perché ho scelto la comfort pur avendo una pelle mista? Perché la gel crema, quindi l'idratante classico, non lo trovavo idratante, cioè ho provato tramite i tester, i campioni, e sinceramente ho detto no, per me ci vuole la comfort. Pure questa non idrata, io non trovo un potere idratante. È una crema semplice, tra l'altro ha degli ottimi ingredienti all'interno, ma non ha nessun potere su di me idratante. Perché aspetto a farvi il discorso che voglio farvi per questa linea, parlandovi anche del Poreless, che è questo stick che fa da gomma per i pori, mattifica. Quindi ha sia un effetto blur di effetto levigante per quanto riguarda i pori, dovrebbe farli sparire e tenere a bada l'opacità della pelle. Benissimo, è uno stick. Questo si poteva utilizzare sia al di sotto del make-up oppure sul make-up, ovviamente facendo attenzione. Io l'ho provato in tutti e due i modi. Allora, io non sono amante degli stick da applicare sotto il fondotinta e quindi mi tengo la bocciatura per quanto riguarda quel punto di vista lì, quell'utilizzo lì per me. Parliamo poi di quando l'ho provato sul trucco, quindi sul fondotinta. Io ho i pori dilatati come qualsiasi pelle misto grassa e ho pensato: questo è geniale. Ovviamente non è un prodotto che avrei neanche utilizzato tutti i giorni, ma solo al bisogno, magari quando facevo una base un po' più leggera e volevo semplicemente dare un effetto blur a questa zona qui del viso. Quindi avevo tantissime aspettative. Allora, lì per lì funziona, nel senso che li va a gommare, ma tempo 60 minuti, un'ora, e non, i pori si vedono tutti di nuovo, tutti. Ma oltre a quello si mangia il fondotinta, cioè si porta via e separa il make-up sul viso. E quindi no, no.
E la stessa cosa, la durata limitata proprio nel tempo, ma limitata limitata, ce l'aveva anche messo al di sotto del fondotinta. Quindi io penso che in realtà io boccio questi due perché sono gli unici che ho provato, ma mi sono fatta un'idea un po' più chiara di tutta la linea. Questa è una linea che nasce per pelli giovani, giovani e io direi anche molto giovani. Non è una linea per chi per una pelle dai 25 in su. Non è una linea che va bene per chi ha delle pretese un po' più alte. È una linea che va bene per chi ha una pelle molto giovane e normale. Non deve essere né secca né mista. Una pelle normale. Cioè, praticamente è una linea che nasce per la gente molto fortunata, molto giovane e fortunata. Quindi, ovvio che io non mi ci sia trovata particolarmente bene, avendo 32 quasi anni, e ho comunque una pelle mista, quindi neanche una pelle normale e fortunata. Però mi aspettavo sinceramente qualcosina in più. Invece anche a livello di performance non mi sono piaciute. Ora sono tutti prodotti make up, che in realtà sono due. Partiamo da questo è un blush di Milani e sono i Baked Powder Blush nel colore 03 Berry Amore. Allora, il pack molto plasticoso, l'ho comprato su Amazon. Lo specchietto con questo pennello duro duro che neanche nelle trousse che uscivano con, cioè, focalizziamoci sul colore. Il colore l'ho scelto perché doveva essere un mix fra Orgasm di NARS e Warm Soul di MAC, che sono poi le tonalità che a me piacciono di più. Allora abbiamo, per quanto riguarda l'aspetto luminoso, super luminoso, un tripudio di glitterini. Sorrido perché per quanto l'ho preso non ha scritto niente. Poca, pochissima pigmentazione e inesistente durata. Al di là dei glitterini che comunque restano sulla guancia, e quello è un effetto che può piacere o no, io parlo proprio della durata. Se io faccio la base tutti i giorni, la mattina prima di uscire, e cambio solo il blush, se un blush come per esempio Lovejoy di MAC, ma anche quello di Wet n Wild, mi dura molte ore durante il giorno, non accetto proprio che questo, il tempo di finire di truccarmi, mettermi il rossetto, scendere in macchina, guardarmi nello specchietto mentre aspetto che si apra il cancello del garage, questo non si vede più. Questo è già sparito. Ha una pigmentazione bassissima. Io ci sono rimasta molto male per questo prodotto, molto, perché veramente ne sento parlare benissimo. Quindi sarà il mio, non lo so, però per me è un totale flop. Flop è quando disilludono le mie aspettative. Ultimo prodotto, ne ho due addirittura, sono questi. Questi sono i fondotinta di Bless. Si chiama Go For Matte, credo ad oggi che sia ancora l'unico fondotinta che hanno in gamma. Ed è un fondotinta leggero, allo stesso tempo stratificabile, quindi con una copertura leggera media, per pelli miste. Ok. Allora, io ho due colori perché da come l'avevo visto, avevo visto delle recensioni, l'avevo visto utilizzare, pensavo veramente che fosse il fondotinta per me. Avevo preso un colore che va bene per me tutto l'anno quando non sono abbronzata, che è Honey, e poi Biscuit, per fare appunto un po' di contouring, per mixarli poi se avessi preso sole. Io pensavo di aver risolto il problema del fondotinta, no. Cosa hanno questi fondi? Hanno... secondo me qualcosa che non funziona bene a livello di formulazione, e lo dico di entrambi, quindi non è lo stesso lotto perché sono due colori diversi, ma è proprio il prodotto. Adesso io li ho shakerati, quindi si sono unite le varie parti, la parte liquida, la parte del pigmento, c'è anche una componente oleosa. Comunque ve lo lascio fermo e vi faccio poi degli inserti di come si presenta quando lo lasciate qualche un'oretta fermo lì ad aspettare. E secondo me non si uniscono bene queste, è una formula che non si unisce bene, e questo si nota poi quando si va a stendere. Io ci ho provato in tutti i modi, ci ho provato con le dita, con il pennello e con la spugnetta, e
non c'è stato verso. Addirittura avevo fatto delle Instagram stories su Instagram perché ero veramente scioccata. Sembrava... Allora, io dovevo ancora finire di stenderlo e non riuscivo a stenderlo bene su tutto il viso perché mi portava via tutto il pigmento. Si spostava, rimanevano delle chiazze oleose, cioè mi faceva tutta macchie e sembrava... avete mai giocato da piccole con la carta crespa? So, quando all'asilo si facevano quei lavoretti? Ecco, praticamente sembrava quell'effetto lì. Praticamente voi accartocciate la carta crespa, poi la mettete sul viso e avete queste strisce, queste striature. Una cosa indicibile, indicibile. Considerate che l'ho provato per una settimana e poi mi sono arresa. Anche perché provarlo, poi dovermi ristruccare oppure andare a... cioè, ci mettevo un'ora solo per parare il colpo di questi punti, quindi per me sono assolutamente bocciati. Bene, abbiamo finito. Sono stata cattiva? No, spero di no, dai. Alla fine sono sempre pareri miei. Anzi, se avete provato questi prodotti e a voi sono piaciuti, scrivetemi perché. Io vi mando un bacio. Ci vediamo al prossimo video.